È molto importante che noi interveniamo con programmi di terapia integrati e personalizzati. Integrati vuol dire che nel momento in cui abbiamo stabilito una buona relazione terapeutica, noi proponiamo al paziente una terapia sia di tipo farmacologico che di tipo psicologico e o psicosociale. Individualizzata significa che noi, in primo luogo, in base ai bisogni psichici e fisici del paziente, scegliamo il trattamento farmacologico più adeguato e poi, in base anche alla volontà della persona di partecipare a programmi di tipo psicologico e o psicosociale, scegliamo questa parte di interventi da associare alla terapia farmacologica. È ovvio che come in tutte le malattie croniche recidivanti, lifelong, che durano per la vita, è impossibile gestire un paziente bipolare senza un adeguato intervento psicoeducativo. E senza un adeguato orientamento del paziente nei confronti del proprio disturbo, e dirò di più, anche di tutta la famiglia e delle persone che sono vicine al paziente, che è molto importante che abbiano un'idea. Molto spesso diventano alleati preziosi. Ora, gli interventi tipo psicologico possono essere vari. Nel disturbo bipolare è molto importante mettere in campo interventi psicoeducativi destinati al paziente ma anche alla famiglia. Al paziente perché è molto importante che il paziente prenda consapevolezza della natura della patologia e anche impari a riconoscere i segnali precoci del presentarsi appunto degli episodi maniacali, ipomaniacali o depressivi, ma è anche molto importante che impari a riconoscere i fattori di stress che nella sua vita hanno un impatto tale da poter favorire il presentarsi di questi episodi. È molto importante che noi anche lavoriamo con le famiglie di questi pazienti, sia con l'obiettivo di ridurre lo stress all'interno della famiglia. Spesso nelle famiglie la comunicazione è difficile, spesso nelle famiglie ci sono difficoltà di vario tipo, legate alle problematiche economiche, lavorative, ma anche alle modalità di comunicazione. Quindi se noi lavoriamo per ridurre questo livello di stress, già abbiamo ottenuto dei buoni risultati. La terapia della parola, a mio avviso, nel disturbo bipolare vede tre aspetti. Il primo, il più semplice, se volete banale ma non tanto, che è di accompagnare il paziente nel facilitare l'assunzione del trattamento farmacologico. Questo vuol dire informare il paziente, discutere con lui, non tanto contrattare, ma informare, discutere e quindi arrivare ad un obiettivo che è il trattamento migliore per lui in termini di rapporto, efficacia, tollerabilità. Secondo, la valutazione del complesso del disturbo bipolare, quindi nel corso del tempo, nel corso della vita, e qui la terapia della parola ha un ruolo importante perché si tratta di restituire al paziente il senso della sua patologia, che spesso è anche una patologia di ordine familiare, quindi con delle dimensioni che vanno ben oltre il vissuto del paziente stesso. E questo nel lungo termine significa calare la persona nel contesto familiare, nel contesto lavorativo, nei successi che ha avuto o negli insuccessi, e quindi da qui prendere le mosse in senso prospettico, far vedere al paziente un se stesso nel prossimo futuro, nella depressione, nella mania o invece nella eutimia. E questo è l'obiettivo, uno degli obiettivi della terapia della parola. Altro punto, ed è il terzo punto, è quello invece di cogliere la dimensione che ci si presenta nell'episodio indice, cioè nell'episodio che si presenta all'osservazione in quel momento. Per quanto riguarda diciamo, la terapia della parola, nel caso del paziente bipolare bisogna sgombrare forse un preconcetto di fondo.
Quando parliamo di disturbi maggiori in psichiatria, il termine di vulnerabilità genetica o di predisposizione fa pensare a qualcosa di ineluttabile, una sorta di, come dire, eredità che uno si porta dietro e che quindi segna il suo destino. Non solo non è vero per gli studi bipolari, ma oramai gli studi di, più avanzati di genetica, l'epigenetica, dimostra che in realtà noi stiamo parlando di fattori di vulnerabilità che devono sempre combinarsi con fattori ambientali, sia in senso negativo per l'insorgenza di malattia, sia in senso protettivo, cioè i fattori ambientali possono ridurre il rischio di malattia. Ecco che in questo senso forse il paziente bipolare è quello in cui è più evidente questa stretta connessione tra genetica e fattori ambientali. Lo stile di vita del paziente, le vicende di vita del paziente, non solo le vicende negative, dove è intuitivo un rischio di peggioramento, un lutto, una perdita, un abuso in età infantile, ma anche le esperienze positive. Esistono depressioni da successo, depressioni da nascita di un figlio, cioè da momenti positivi della vita, perché lo stress emotivo non conosce qualità. Paradossalmente uno stress, un'emotività molto forte e positiva può aumentare il rischio di ricaduta. La vulnerabilità si traduce indipendentemente dalla qualità dell'emozione. Ecco che allora la relazione e la parola non solo diventano un veicolo importante per creare un rapporto di fiducia, i trattamenti a lungo termine in realtà riescono a essere a lungo termine se si ha fiducia di un curante, ma molto di più, vuol dire poter creare dei cambiamenti positivi, sia in termini informativi naturalmente come vedete, ma ancora di più in termini di gestione delle emozioni, che è quello che il paziente in realtà può mettere in campo come prevenzione. Ma non è tanto la teoria importante quando noi incontriamo una persona affetta da un disturbo bipolare, perché il disturbo bipolare ha uno strato roccioso biologico assolutamente ineliminabile e forse poco scalfibile dalla parola. Quello per cui la parola può essere utile è guadagnare la collaborazione di un paziente che risulta spesso poco collaborante nelle fasi più estreme del suo disturbo, perché non se ne rende conto quando è in una fase di eccitamento maniacale, non si rende conto di quanto è disturbato, oppure perché non ha più fiducia in se stesso, non ha più fiducia nella terapia, non ha più fiducia nel medico. Ecco, riuscire con la terapia della parola a creare una relazione sufficientemente solida per sopravvivere ai momenti di crisi, questo secondo me è il grande obiettivo. Ecco, qui si potrebbero citare le parole meravigliose della Jamison, la quale ella stessa parla dal vivo della sua malattia e afferma chiaramente nella mente inquieta, in questo straordinario libro che lei scrive, che è dedicato alla sua malattia, che lei non potrebbe vivere senza utilizzare i sali di litio e senza la sua psicoterapia. Ecco, l'approccio psicoterapico quanto è fondamentale, direi, nella gestione di una malattia così complessa come il disturbo bipolare, gravato da questo elevato tasso di suicidio, associata ad elevata disabilità, 17ª causa di disabilità al mondo tra tutte le patologie conosciute. Perché? Perché le parole hanno un potere straordinario. Allora, se noi entriamo nello specifico, non solo quindi di un buon rapporto terapeutico, che ripeto, è fondamentale anche all'interno di un trattamento farmacologico, ma poi di interventi psicoterapici strutturati, ecco che diventa fondamentale non solo il tipo di psicoterapia, ma il timing in cui noi offriamo questo trattamento. Quello che nell'esperienza molto spesso mi è capitato di incontrare è che si ha meno timore di affrontare un percorso psicoterapeutico che un percorso farmacologico. Questo nelle fasce precoci, soprattutto di malattia, estremamente diffuso ed è anche comprensibile. Si ha timore che il farmaco possa dare dei danni, non si pensa che la psicoterapia possa dare dei danni. Questo a volte espone la paziente, che sta molto male, quindi è una situazione che difficilmente è compatibile con la poter utilizzare uno strumento sofisticato come la psicoterapia, ha esperienze frustranti in cui poi il vissuto è quello che la psicoterapia non serve, o il terapeuta non ha lavorato bene, o peggio ancora con vissuti di colpa, sono io che non voglio guarire. La mia esperienza è che in realtà paradossalmente il paziente utilizza molto meglio la psicoterapia quando ha ottenuto una buona stabilizzazione clinica.
Cioè il timing dovrebbe essere rovesciato. Una buona terapia farmacologica, e con buona intendo dire consapevoli di quelli che sono i rischi, i benefici e l'obiettivo a lungo termine, rende praticabile una buona psicoterapia. Poi ovviamente se con la terapia della parola noi riusciamo a rinforzare la capacità elaborativa, il lavoro del lutto, che vuol dire riuscire a fronteggiare le grosse perdite reali di una persona, recuperando quello che l'oggetto perduto rappresentava per la persona stessa, in termini freudiani è recuperare l'investimento libidico, recuperare tutto quello che la persona, l'attività, le esperienze perdute hanno significato per noi, recuperarle dentro di noi, arricchendo il nostro mondo interno. Ecco, la terapia della parola si rivela utile anche per le persone affette da disturbo bipolare. Lo affermava lo stesso Gorgia: le parole possono dare, ispirare coraggio, le parole possono ispirare vitalità, ed è fondamentale soprattutto accendere questa vitalità nelle fasi depressive della malattia maniaco-depressiva, nelle fasi nelle quali i malati spesso sprofondano in questo baratro di disperazione che poi è preludio anche molto spesso al suicidio. Quindi la terapia della parola, direi, è fondamentale in una società nella quale le vite diventano sempre più piene, più incessanti e più veloci. Sviluppare una buona qualità della relazione terapeutica attraverso l'approccio psicoterapico con il malato affetto da disturbo bipolare, quindi può rappresentare davvero un momento fondamentale di svolta nell'ambito del percorso terapeutico. Il clinico deve poter rappresentare per questo tipo di pazienti un ancoraggio. Il disturbo bipolare è uno di quei disturbi che testimonia, diciamo così, della trascendenza umana, ovvero della tendenza umana a gettare il cuore oltre l'ostacolo, e della caduta dei sogni, delle aspirazioni, che configura gli stati depressivi, laddove il paziente si abbandona, si arrende a questa incapacità di provare anche la tristezza a un certo punto, a questo sentire di non sentire più, a questa angustia vitale, a questa perdita del sentimento della vita. E in questi casi sentire che c'è qualcuno fuori che ti aspetta, che ti attende, che ti dà una mano, che ti tira fuori, che ti aiuta a rimetterti in piedi, diceva Strauss, e a guardare al tuo destino, no? Anziché subirlo da una posizione schiacciata che in alcuni casi può condurre alla morte. Quindi, come vedi, la terapia della parola ha diversi risvolti nel disturbo bipolare, da cui la necessità indubbiamente di un terapeuta empatico, sensibile, esperto però, esperto, cioè che faccia riferimento ad un suo modello, che poi deve essere calato nel disturbo sia in fase longitudinale, lifetime, sia nelle dimensioni che in quel momento giungono alla nostra osservazione. Ecco, la posizione, se la posizione del paziente è difficile, la posizione del terapeuta non è facile, ma non è impossibile, perché la conoscenza che il terapeuta realizza e soprattutto la sintonia che tenta continuamente di realizzare di fronte a questo paziente che o si lascia completamente andare o invece si innalza frantumandosi verso l'alto, rimane la cosa fondamentale, e il successo dà anche al terapeuta la speranza che la propria esperienza, la propria conoscenza non siano inutili.